Adam, sono David. Sei entrato? Sono appena arrivato all'ingresso. So che sei convalescente, ma abbiamo un problema. Un'irruzione presso lo stabilimento di Milwaukee Junction. Vieni all'eliscalo. Devo prima vedere Pritchard. C'è un problema al mio innesto retinale. Frank è al primo piano, nel laboratorio. Dai, sbrigati. C'è gente che rischia la pelle. Grande naturalezza, ma non significa che sia lo stesso. Lo sappiamo tutti. Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax, benvenuti in questa nuova puntata qui su Deus Ex Human Revolution. Si inizia a far sul serio. Io arriverei volentieri subito a delle fasi stealth, però in questa serie, come ho detto all'inizio, mi piacerebbe farvi vedere per bene che cosa offre il gioco, quindi anche le parti di narrazione. Personalmente io le apprezzo molto, ve le sto mostrando perché le apprezzo molto. Qualora non le apprezzate, chiaramente non apprezzerete neanche il gioco, quindi mi sembra utile per lo scopo di questa serie, quindi mostrarvi tutto per bene. Andiamo da Pritchard. Era ora. Cos'è successo? Ti sei incastrato nel condotto d'aerazione lungo il tragitto? Anche io sono felice di vederti, Francis. Il mio schermo retinale ha qualche problema. Puoi ripararlo? Se è quello che penso, probabilmente. Naturalmente potrebbe funzionare. A quanto pare i processori grafici sinistro e destro non erano perfettamente sincronizzati, ma non preoccuparti. Il tuo impianto di monitoraggio della salute si attiverà presto, riparando eventuali danni. Lo schermo retinale dovrebbe essere a posto ora. Il software di riconoscimento non distinguerà ancora i nemici, ma il radar e il reticolo di puntamento dovrebbero funzionare. Idem per i dati biomedici, in caso di dolore. Perfetto. Abbiamo finito. C'è Sarif che mi attende all'eliscalo. Lo so, degli estremisti hanno fatto irruzione negli stabilimenti produttivi sequestrando degli ostaggi. Forse questa volta farei qualcosa di buono. In Deus Ex Human Revolution ci sono delle scelte da fare per quanto riguarda i dialoghi, che sono molti di meno i dialoghi rispetto ad altri giochi di ruolo, però sono incredibilmente più pregnanti. Per tua fortuna farò finta di non aver sentito. E con questo ti saluto. Adam, quanto disti dall'eliscalo? Ci sono quasi. Bene, perché gli SWAT stanno per trasformare tutto in un incubo mediatico. Raggiungimi all'elicottero, ti illumino strada facendo. Bentornato, Jensen. Credevo che per un po' non ti avremmo rivisto da queste parti. Sai come funziona, Malik. Il lavoro chiama. Ma chi lo dici? Ero in tuta alare, a metà strada verso la cima del Renaissance, quando ho ricevuto il 911. Ma tu? 6 mesi sono veramente pochissimi per ritornare tra i vivi. Sei sicuro di essere pronto? C'è solo un modo per scoprirlo. Ricevuto. Il capo è già a bordo e sta discutendo con la squadra di intervento tattico della polizia. Hanno circondato l'edificio, ma il signor Sarif vuole che tu sia il primo ad entrare. Sei pronto? Perché prima decolliamo e meglio sarà per tutti. Sono pronto. Perfetto, allora si decolla. Ho detto a Farida di atterrare su un edificio. È meglio se la folla non ti vede entrare. Ok, a patto che decolliate non appena scendo. Allora di che si tratta? Chi sono questi tizi? Puristi umanisti, così si definiscono. Gli stessi che stanno facendo esplodere le cliniche LIMB sparse per il paese. E lei ci crede? Dubito che l'attacco di oggi, poche ore dopo l'arrivo del Typhoon per avviare la produzione, sia una coincidenza. Il Typhoon? Il team di Megan lo stava testando il giorno che quel bastardo... Adam, so che tu e Megan eravate
Chi c'è al comando della fazione? Si chiama Sanders. Eccolo, è lui. Non è un potenziato, Adam. Quindi non può essere uno dei mercenari che ci ha attaccato. Ma di certo sapeva come infiltrarsi nello stabilimento. Ricevuto. Quindi come vuoi che la gestisca? Priorità assoluta al Typhon. Tratterrò gli SWAT finché non lo recuperi. Per quanto riguarda l'approccio da utilizzare, sei libero di scegliere. Letale o non letale? Sceglieremo non letale. Non ho intenzione di scatenare una sparatoria, voglio solo neutralizzarli. Ok, ma fai in modo che non si risveglino per avvertire i propri compagni. Ricordi ancora la struttura? Corridoi stretti e soffocanti. Però i laboratori sono spaziosi, coi soffitti alti. Allora preferisci un'arma a lungo oppure a corto raggio? Meglio lungo raggio. Se riescono ad avvicinarsi, li sistemo personalmente. Tenta di non distruggere nulla di costoso. Il Typhon dovrebbe essere nei laboratori di produzione, ma Pritchard ti dirà di più una volta dentro. Si occuperà lui delle comunicazioni. Meraviglioso. Nient'altro? Tieni gli occhi aperti per gli ostaggi, liberali se puoi, ma la tua priorità assoluta è il Typhon. L'abbiamo progettato per le agenzie governative e se non lo consegniamo intatto e ancora segreto, hai capito. Sono sicuro che non mi deluderai. Signori, prepararsi all'atterraggio. Ok, ci siamo. Dimmi che sei il tizio che stiamo aspettando da un secolo. Sicurezza Sarif, mi chiamo Jensen. Jensen? Sì, ti avevo riconosciuto. Eri nella seconda squadra fino al casino di Mexican Town. A dire il vero non avrei mai pensato di vederti prendere ordini da una multinazionale. Le cose cambiano. Ma non sempre in meglio. Ti spiace fare irruzione e sbrigare quello che ti ha ordinato il tuo capo? Almeno forse riusciremo a lavorare dopo. Siete ben imboscati quassù. Qual è il vostro piano d'azione? Alfa di sfondamento e Bravo di supporto, entrambi in attesa di fare irruzione. Ci coordiniamo da qui, ma finché il tuo capo non ci dà l'ok possiamo soltanto grattarcele. Onestamente, quanto tempo mi rimane prima che apriate il fuoco? Secondo il protocollo, zero. Secondo i vostri avvocati? Prima fa irruzione e prima ci mettiamo una pezza e timbriamo il cartellino. Informazioni su questi puristi? Cosa mi dici? Cosa vuoi sapere? Hanno già fatto delle richieste? Non ancora, ma dubito che siano così organizzati. Per quel che ho visto sembrano tutti teppistelli di strada, di quelli che si divertono a sfasciare tutto. Se vuoi il mio parere, è il capo che va tenuto d'occhio. Il nome del leader è Sanders, giusto? Parlami di lui. Zeke Sanders. Stiamo facendo ora un controllo incrociato. Per ora sappiamo che ha partecipato a due spedizioni nel Golfo, una di queste con il corpo apriscatole. Nel senso che è potenziato. Sarif mi ha detto che non lo era. Lo era in passato. Dice che gli innesti l'hanno reso malvagio e li ha strappati. Ora ai suoi ordini ha un intero gruppo di teppistelli ingenui pronti a morire per lui, o a uccidere. Di quanti uomini parliamo? Difficile dirlo. Ne abbiamo avvistati tre in cortile, forse altri sei all'interno. Ma è una stima a dir poco approssimativa, visto che le vostre telecamere stanno trasmettendo in loop. Impossibile. Ho chiesto a Sarif di assicurarsi che Pritchard bucasse il sistema. Beh, qualcuno all'interno deve cavarsela con i sistemi, perché ora vediamo solo un loop. Per quel che sappiamo potrebbero esserci 10, 100 o 1000 uomini là dentro. Ho sentito abbastanza. Sicuro? Non vorrai mica deludere il tuo capo. Ci sono dei dipendenti all'interno. Hai idea di dove possano essere? Sì. La direttrice dell'impianto, Josie Thorpe, è riuscita a chiamarci prima che qualcuno le strappasse il cellulare. Dice che gli ostaggi si trovano in un ufficio vicino ai laboratori di assemblaggio. Non fa una piega.
I dipendenti erano pronti a entrare in produzione, quindi si saranno riuniti da quelle parti. Di certo ne sai più di me. Ti serve altro? Ci penso io. State buoni e aspettate il segnale di Sarif. Come se avessimo scelta. Jensen, sono io, Pritchard. Dove sei? Su un tetto che dà sullo stabilimento. Bene, il tuo punto d'ingresso dovrebbe essere agli arrivi e alle spedizioni. Dovrebbe, Francis. Cosa diavolo significa? C'è un'entrata di servizio lì, strettamente sorvegliata dai puristi, immagino. Ma se non ti piacciono gli assalti frontali, puoi sempre provare dal tetto dell'edificio. Sì, sembra tutto sotto controllo. Nessun segno degli svuoti. Nulla di più.